Abbiamo con noi Domenico Fisichella, che ad Arezzo ha presentato il suo libro Il miracolo del risorgimento. Professore, abbiamo parlato del risorgimento, ma abbiamo anche messo in evidenza come un popolo italiano, una cultura italiana esisteva già molto prima del 1861. Beh sì, certamente esisteva una lingua italiana, esisteva un grande diritto che era anche un portato ed un'eredità della grande tradizione giuridica romana, esisteva una capacità tecnologica significativa, esisteva un pensiero, una letteratura, uno spirito religioso accomunante, quindi c'erano tanti elementi che facevano degli italiani un popolo già ben prima del processo risorgimentale. Però ancora non esisteva la consapevolezza politica e l'impegno politico per rendere unito questo popolo, come era già avvenuto per altri popoli che erano diventati nazioni e stati nazionali. Questo impegno, che è essenzialmente, come dicevo, primariamente politico e civile, comincia a svilupparsi, diciamo, dopo la Rivoluzione francese, dopo il fenomeno importante della Restaurazione, e comincia a prendere corpo in una elite e poi anche in segmenti popolari che comunque sono significativi, i quali creano questo reticolo di classe dirigente che poi si